dalla pagina iniziale del registro elettronico bisogna accedere nell'area didattica. Da didattica cliccare su compiti, che è l'icona in alto in posizione centrale. Da compiti fare aggiungi compito, che è quest'altra icona in verde. Dare la descrizione. Il nome del file. E cliccare sul pulsante scegli file. Il file può essere di qualsiasi tipo, l'unica limitazione è nella dimensione, non può superare 10 mega. Quindi scegli file, si sceglie il file che si desidera dare come compito. E cliccare su conferma. A questo punto, dal pulsante a destra, noi abbiniamo la classe a cui vogliamo sia riferito quel compito. Facendo clic sul simbolino più, compariranno le classi, perché posso inserire anche più classi per ogni singolo compito. Gli alunni, e qui entriamo nel profilo dell'alunno, potranno far riferimento. Potranno fare riferimento al file indicato come compito e creare l'upload dal loro stesso profilo. L'insegnante, facendo clic su allegati alunni, che è questa colonna, la seconda colonna, troveranno l'upload creato dagli alunni in risposta al compito assegnato. Se la linea ci assiste, dovremmo poter vedere classe, alunno, l'elenco è vuoto, ma quando avranno fatto le risposte, troveremo qui i loro elaborati.